Salve a tutti, io sono Aurelio Laferla, lavoro come modellatore 3D presso una software house catanese. Mi occupo di gaming ormai da 4 annetti. Oggi andremo a vedere quello che è appunto la modellazione di asset 3D per videogiochi. Introduco subito i software. Questo è, diciamo, l'esempio di alcuni asset. Io nell'azienda per cui lavoro sono un generalist, perciò mi occupo di qualsiasi cosa si veda a schermo in un videogioco, che sia un'ambientazione, che sia un personaggio, che sia un'arma in questo caso, una sedia, un tavolo, qualsiasi cosa. Per mia passione, mi sono specializzato in quello che è l'ambito fantascientifico, perciò tutto quello che magari è sci-fi, appunto, diciamo, lo modello ovviamente con più piacere. Questi sono alcuni dei miei progetti personali e adesso vi illustrerò quali sono appunto le fasi di costruzione e poi di importazione definitiva in quello che è uno dei motori di gioco, come appunto diceva Edoardo, Unreal Engine, Unity. In questo caso io userò Unreal Engine unicamente diciamo, per conoscenza, perché conosco più Unreal, lo ritengo anche un passo più avanti rispetto a Unity. Quindi partiamo subito. Come vedete, questo è Maya, è un software dell'Autodesk di modellazione. La modellazione, io sono dell'opinione che, almeno per quello che è il mio workflow, io uso due tipi di workflow in generale. La modellazione la divido in quelli che sono due, diciamo appunto, due piani di lavoro diversi. La prima è la modellazione classica, appunto con software come Maya, Cinema 4D, 3ds Max, Blender stesso, che è appunto open source. E poi esiste la modellazione, quella diciamo un po' più complessa se vogliamo, o magari un po' più lunga nel processo di costruzione, che è quella diciamo dello sculpting, ovvero con software ad esempio come ZBrush, Mudbox, nello specifico vedremo ZBrush. Questi due piani di lavoro come si dividono? Nel primo, quindi con la modellazione classica, si va a costruire quella che è la mesh attraverso quelle che sono le tecniche, diciamo, base di modellazione, quindi attraverso quelle magari l'estrusione, comunque l'organizzazione dei vari vertici, delle varie facce, quindi semplicemente con un software di modellazione, per poi andare a fare tutti quelli che sono i vari processi, tra cui l'UV mapping, il back delle mappe, il texturing, eccetera, eccetera. Riguardo invece quello che è il lato modellazione, il lato appunto scultura più che altro, esistono alcuni software, come in questo caso ZBrush, che è uno strumento di modellazione in cui noi partiamo sempre da quelle che sono forme primitive, come potrebbero essere appunto negli altri software cubi, sfere, per poi andarle a modellare. La differenza è che su ZBrush lo si può andare a fare come una sorta di scultura vera e propria, è come se noi avessimo tra le mani quello che è un pezzo di argilla che possiamo andare a modellare. Infatti, se noi andiamo a aprire quello che è il menu di base in cui troviamo diciamo, le mesh di base da cui si parte, come vedete, noi abbiamo queste sfere, in questo caso. Abbiamo questa sfera appunto in questo caso che è possibile modellare appunto come se fosse un pezzo di argilla, quindi attraverso quelle che sono ovviamente poi degli strumenti come tavolette grafiche o Cintiq nel caso più avanzato. Da questo noi possiamo andarci a ricavare tutta una serie di asset che poi verranno utilizzati in un motore di gioco. Ovviamente, come vi dicevo, il secondo workflow che è introdotto appunto da quello che è lo sculpting, è un processo, diciamo, un po' più lungo di quello che può essere magari la modellazione classica fatta con un oggetto appunto su Maya, su 3ds e altri software. Il progetto è un po' più lungo, però ovviamente avremo una resa molto più, se vogliamo, dettagliata. Se pensiamo unicamente che la maggior parte dei film ormai che vediamo al cinema, i personaggi, quindi magari i film della Marvel, Avengers o magari Avatar stesso, le tartarughe ninja, eccetera, hanno tutta una serie di personaggi che sono ultra dettagliati. Come si fa a dare questo dettaglio così avanzato a questi personaggi? Semplicemente andandoli a scolpire, semplicemente è un parolone.
andandoli a scolpire partendo da forme base come questa. Una volta sviluppato il modello, lo si va a trattare in modo, diciamo, in modo da poter andare a fare tutta quella serie di modifiche che ci interessano, quindi andare a costruire le mappe su cui poi applicare le texture, per poi andarlo infine ad introdurre in quello che è un motore di gioco. Vi faccio un piccolo esempio. Questo in fase di costruzione è un personaggio che viene da un artista, se non sbaglio, americano. Mi piaceva il design, l'ho voluto riprodurre magari con qualche mia modifica, unicamente per, diciamo, per, così, per esercizio. Come vedete, io sono partito unicamente da quella che era la sfera che abbiamo visto prima, quindi ho esteso le forme, ho aggiunto massa, ho fatto tutta una serie di modifiche che mi permettono... Scusate... che mi permettevano di andare a modificare quelle che sono le mie forme, quindi andare a aggiungere geometria e tutto il resto. Questo modello ovviamente poi verrà dopo essere stato comunque trattato, come vi dicevo, in maniera comunque diciamo adatta a quelle che sono le mie esigenze, quindi dopo aver fatto quelle che sono le UV, le texture, eccetera, eccetera, verrà introdotto in quello che è un motore di rendering nel caso dei film o comunque di gioco nel caso appunto dei videogiochi. Infatti adesso andremo a vedere alcuni asset modellati secondo la prima tecnica, ovvero unicamente una, diciamo, quella che è la modellazione base, quindi partendo attraverso delle estrusioni da cubi, da comunque oggetti diciamo primitive appunto, quindi oggetti di base. Che appunto sono questi qui. Unicamente io ho sulla mia scena quelli che sono degli oggetti base, come vi dicevo. Una volta fatto, diciamo, quello che è il processo di costruzione, una volta avuto magari l'idea in testa di quel che si vuole modellare, magari attraverso schizzi, attraverso reference o attraverso direttamente la modellazione, molte volte mi capita di avere qualcosa in mente, di non rappresentarla da nessuna parte, ma applicarla direttamente a quello che è il modello. Perciò il modello cambia in corso d'opera ogni volta in base a magari qual è la nuova idea o la nuova appunto diciamo aggiunta che voglio fare a quello che è il modello. Questo nello specifico sono due modelli per diciamo che ho fatto nelle ultime settimane, così per diciamo, un po' per esercizio. Questi due andranno a finire poi su quello che è il marketplace di Unreal. Il martello nello specifico è in uscita giorno 9 sul marketplace, quindi se volete andare a vederlo lo troverete lì. Questi, come vi dicevo, sono oggetti che partono da quella che è una modellazione classica, quindi estrusioni, aggiunta di cubi, di cilindri. Una volta fatto quella che è l'operazione appunto di costruzione di questa mesh, si va a fare tutte quelle che sono appunto le operazioni. In questo caso, ad esempio, queste sono le UV di questa di quest'arma nello specifico. Le UV che cosa permettono di fare? Le UV non sono altro che il percorso, se vogliamo, in cui si andranno ad applicare poi le texture. Sono la rappresentazione 2D dell'oggetto 3D, ovvero ogni faccia che io ho qui nel mio oggetto in 3D sarà rappresentata in quello che è la, diciamo, il mio piano in 2D. Quindi qualsiasi cosa, diciamo, io andrò poi ad applicare a livello di colore, a livello di texture, a livello di mappa su una delle facce appunto della rappresentazione 2D, la troverò in quello che è poi diciamo, il mio modello finale. Questo ovviamente come si traduce? Si traduce nell'andare a fare quelle che sono appunto le texture di questo oggetto. Esistono software specifici, possono essere fatti con la texture, alla fine è unicamente un'immagine in questo caso, quindi può essere anche semplicemente colorata, disegnata attraverso i software di disegno più classici, come ad esempio Photoshop o comunque software appunto di disegno. In questo caso, appunto in quelli che sono gli oggetti 3D, ormai al giorno d'oggi ci vengono in aiuto alcuni software come Substance Painter, 3D Cut, che è questo che abbiamo qui alle mie spalle, che ci permette di andare a disegnare la texture non in 2D come su un semplice Photoshop magari, ma direttamente sull'oggetto in 3D. Quindi io avrò
la mia, diciamo, il mio set di pennelli con cui poi andrò a texturizzare quello che è il mio oggetto. Questo è appunto l'oggetto che abbiamo visto prima. Lì ho costruito la mesh, lì ho fatto le OV, lì poi me lo sono andato ad esportare, importato qui con tutta una serie di opzioni, tra cui come vedete in alto la profondità che magari mi va a regolare quella che è la normal map. La normal map è quella che mi va a dare, diciamo, una sorta di gioco ottico, possiamo dire, in cui quelle che sono magari le superfici che sono impresse o che magari estrudono da quella che è la mia mesh possono essere introdotte, possono essere applicate al modello attraverso un'unica texture e quindi non scolpite, perché ovviamente per scolpire un oggetto ovviamente non sarà più low poly, quindi non potrò andarlo a mettere in quello che è un motore di render, perché capiamo bene che se in una scena noi abbiamo un sacco di oggetti che pesano 500 milioni di poligoni quello, 1 milione quello, 3.000 quello, avremo sempre una scena con un sacco di oggetti a schermo e quindi il tutto non girerà e lì poi andremo a finire in quello che è il problema del calo degli FPS. Quindi una volta texturizzato il tutto, l'oggetto ovviamente è low poly, quindi può essere introdotto in quello che è un motore di gioco. Infatti ho poi esportato l'oggetto e l'ho importato su Unreal Engine. Questo è un motore di gioco, appunto come dicevamo prima, alla stregua di Unity. Faccio vedere un po' quella che è la scena. Qui ci sono unicamente alcuni modelli di esempio che ho portato, tra cui appunto il martello che vedevamo prima. Come vedete, attraverso quelli che sono i software appunto di texturizzazione, di sculpting, mi sono andato a ricavare tutta una serie di dettagli che, come abbiamo visto prima su Maya, nel modello senza texture non c'erano. Questi dettagli sono scolpiti su quella che è la mesh col software ZBrush che abbiamo visto prima, da lì estratte le mappe e poi una volta esportato il tutto, introdotto nel motore di gioco. Usordo parlava di shader, e di materiali. Questi sono un semplice materiale di Unreal in cui io sono andato a costruire poi quello che è il materiale del mio oggetto. Come vedete, quelle sono le texture di cui parlavamo prima, quindi le varie mappe. In questo caso abbiamo una diffuse, una normal che mi fa, come appunto vi dicevo prima, uscire quei piccoli dettagli che io ho scolpito nella mesh. In questo caso poi abbiamo anche una specular map che mi va appunto a regolare quella che è la parte speculare del mio materiale. Come vedete si possono anche aggiungere delle cifre. Io in alto, nella seconda voce metallic, ho un 0.5. 0.5 è una costante che io mi vado a ricavare qui da Unreal stesso, con cui posso andare a dare in questo caso un livello di metallic, nel caso appunto di quest'arma, al mio oggetto, quindi posso andarmelo a gestire in maniera molto facile. L'oggetto poi, ovviamente, una volta fatto lo shade, una volta fatto tutte le varie, i vari accorgimenti tra quelle che sono costanti e quelle che sono texture, viene importato in quello che è il motore di gioco e viene usato appunto in gioco come semplice asset magari che va a decorare la scena, come arma per, non so, per un tot, per un personaggio o per, così come potrebbe essere anche quelli che vedete qui, le mura, il pavimento, sono sempre oggetti che sono stati lavorati, in questo caso semplici piani con una texture applicata. E quindi questo è ovviamente in maniera molto generale quello che è il processo di modellazione di un oggetto e poi di lavorazione appunto a livello di UV map, di texturing, e poi applicato, introdotto in quello che è il motore di render attraverso i software che abbiamo visto. La differenza, come vi dicevo, con magari qualcosa di molto più dettagliato, se vogliamo, magari fatto appunto, come vi dicevo, con quelle che sono tutte le ultime tecniche di sculpting in questo caso, stessa cosa vale per questo. Una volta scolpito l'oggetto, vanno poi fatte le texture, vanno poi fatti tutti i vari accorgimenti, tra cui le OV map per appunto imprimere le texture sul modello, e poi il modello va importato sul motore di gioco. In questo caso però ovviamente noi abbiamo una mesh che, come possiamo vedere là in alto, total point, pesa oltre quello che è 1 milione di poligoni. Quindi infatti se noi andiamo ad attivare quello che è il wireframe della nostra mesh, come vediamo
piccolissimi si vedono, diciamo, quelli che sono appunto i poligoni della mia mesh. Capiamo bene che, come vi dicevo prima, una mesh del genere non può essere introdotta direttamente su quello che è un motore di gioco, perciò si prende la mesh, la si lavora andando ad abbassare quello che è il numero di poligoni, mantenendo però, diciamo, il dettaglio attraverso le texture. Questo processo si chiama appunto, il processo, diciamo, di riduzione dei poligoni si chiama retopology, quindi mi vado a fare una ricalcolare la topologia del modello in modo da andarmi ad abbassare il numero di poligoni, però mantenendo il dettaglio come vi dicevo prima mantengo attraverso le texture diffuse, normal, specular, quelle che abbiamo visto che poi saranno applicate sul nostro motore di gioco appunto dentro i material. Quindi diciamo questo è un po' in maniera così super veloce e generale quello che è il processo di costruzione di un oggetto. Questo processo lo si va ad applicare poi su quelle che è, diciamo, la maggior parte dei nostri oggetti che abbiamo in gioco. Ogni oggetto che noi vediamo in un gioco subisce, diciamo, in maniera più o meno uguale a queste, quelli che sono appunto questi processi di lavorazione attraverso appunto il texturing, lo VMAP prima, la modellazione, come vi dicevo, attraverso quei due software. Ovviamente oggetti del genere possono essere anche introdotti semplicemente in motori di render, quindi esistono tanti, Keyshot, Marmoset. In questo caso ho introdotto il tutto su un motore di gaming, in questo caso noi abbiamo qui il render in tempo reale, quindi qualsiasi modifica io vado a fare in quello che è il mio oggetto a livello di texturing, a livello di costanti magari nel materiale o in una certa cosa, mi si andrà a modificare. Quindi diciamo che questa è poi la parte finale in cui si andrà ad aggiungere l'oggetto. Una volta fatto l'oggetto, ovviamente l'oggetto va passato agli animatori, gli animatori daranno le animazioni all'oggetto, che sia un personaggio, come parlava appunto prima Usuardo, quindi il salto magari viene poi applicato attraverso quello che è uno scheletro al mio oggetto, quindi questo è il processo in maniera molto veloce. Io ho finito. Ci sono domande? Domande? Nessuna? Perfetto. Okay. Una domanda. Quanto tempo ci vuole per realizzare un oggetto di questo? Dipende da tanti fattori. Dal dettaglio che voglio dare all'oggetto, dal tipo di oggetto, ovviamente. Capirai che un personaggio è una mitraglietta, in questo caso è, diciamo, un processo molto, diciamo, diverso. Quindi dipende ovviamente da tutta una serie di fattori che io voglio imprimere in quel mio modello, quindi magari il dettaglio a livello di modellazione, a livello di texture, a livello di poligoni, c'è sempre poi una fase di ottimizzazione, quindi dipende da molti fattori. In questo caso questo fucile in particolare l'ho fatto in poche ore, 6 ore del massimo, ma 6 ore prese un po' da 20 minuti dopo lavoro, la pausa pranzo, quindi fatto un po' così. Per quello che è il personaggio mi ha impiegato molto di più farlo. Ovviamente il design, come vi dicevo, è ispirato a un design già esistente, quindi questo mi ha molto aiutato a focalizzarmi su quella che era l'idea del modello, però comunque ovviamente il lavoro qui è molto, diciamo, maggiore a livello di ore, di difficoltà appunto. Vabbè. Grazie. Va bene, a brevissimo abbiamo la chiusura plenaria. Quindi sì, diciamo c'è un'attesa di qualche minuto, stiamo arrivando.